26 giugno 1948. Sotto il comando del generale Lucius D. Clay, governatore militare della zona sotto il controllo americano della Germania Ovest, inizia il ponte aereo che per più di un anno garantirà la sopravvivenza della popolazione di Berlino Ovest, nonostante il blocco di tutte le vie di accesso alla città imposto due giorni prima dalle truppe sovietiche di occupazione su ordine di Stalin. Truman resiste alla richiesta di esponenti della sua amministrazione di forzare il blocco sovietico via terra per timore di una guerra e autorizza invece una gigantesca operazione di trasporto aereo che consentirà di rifornire Berlino Ovest di 1,5 milioni di tonnellate di generi di prima necessità. Il blocco sovietico verrà tolto nel maggio del 1949, mentre il ponte aereo continuerà fino a settembre dello stesso anno.